Le radio locali, come le conoscevamo un tempo, sono quasi tutte scomparse, stanche di lottare contro leggi fatte a misura di monopoli radiotelevisivi, stanche di fare ricorsi contro il Ministero delle Comunicazioni che queste pessime leggi le ha sempre applicate in modo restrittivo contro l'emittenza locale. Stanchissime dell'Agicom, di questo organismo di nomina partitica, burocratico, che non garantisce proprio nulla, come nei suoi programmi. Solo le pretese dei prepotenti, quelle sì che le garantisce. Ma recentemente le radio locali rimaste hanno cercato di darsi un ordine, un'ufficialità. Intanto si sono iscritte ad un'associazione non profit che ha provveduto a creare l'albo delle radio di emergenza. Di che cosa si tratta? Si tratta di radio locali, per ora una quarantina, ma dovranno essere molte di più, che sono a disposizione degli ascoltatori praticamente sempre, perché si sono dotate di gruppi di continuità, in grado elettrica, in grado di funzionare, far funzionare la radio nelle situazioni peggiori, dovute a terremoti, frane, alluvioni o altro, quando i servizi vengono interrotti, le energie elettriche, i telefoni e così via. Esse dovranno crescere di numero, e riconoscersi tutte in una sorta di manifesto che dice almeno una radio locale per ciascun comune italiano. Recentemente a questi compiti di base esse hanno aggiunto già degli altri servizi. Un certo numero di radio, per esempio, ritrasmette la colonna sonora audio di Pandora TV in Italia, poi Sputnik, Russia Today. Le tre grandi novità recenti in campo informativo, ma soprattutto l'informazione a seguito degli avvenimenti internazionali che deve essere data agli ascoltatori, i quali già si possono attrezzare per ascoltare queste emittenti locali tenendo sempre a disposizione una piccola radio a batteria o magari il cellulare con banda FM o l'autoradio, perché è necessaria un'informazione nel nostro paese differente da quella che ci viene ammannita quotidianamente dai mezzi ufficiali, che sono legati da un filo, e questo filo è un filo di menzogne, di omissioni, di deformazioni della verità. Vogliamo solo ricordare una cosa alle famiglie che hanno soprattutto figli. Cosa può essere una guerra? Essere privati da un momento all'altro di acqua, cibo, luce, computer, impossibilitati addirittura a comunicare da un quartiere all'altro, considerate le distanze notevoli che spesso li separano.